Questa è la più grande isola di sabbia del mondo. Lunga 125 km, Fraser Island, situata nell'Oceano Pacifico lungo la costa orientale australiana, richiama moltissimi turisti che vengono qui per divertirsi con il surf e per pescare. In questo paradiso, però, c'è un grave problema costituito dai nativi dell'isola. I dingo selvatici, una via di mezzo tra lupo e cane. Considerati come i più puri d'Australia, sono presenti solo circa 160 esemplari. Se in passato l'istinto umano di addomesticare gli animali aiutò i dingo a insediarsi su questo continente, oggi tutto ciò si sta trasformando in una tragedia. Ignorando la legge, la gente dà da mangiare ai dingo e così questi animali selvatici associano gli umani al cibo. Nell'aprile del 2001, due ragazzini lasciarono il campeggio per esplorare il territorio circostante. Per un dingo, la carne è carne, che si presenti sotto forma di canguro, topo o bambino. Non sapremo mai con esattezza cosa accadde in seguito, ma sicuramente un dingo fu coinvolto. Uno di questi ragazzini fu trovato morto e questi tragici eventi, uniti ai loro comportamenti verso gli animali domestici, gli hanno procurato una reputazione di pericolosi fuorilegge. Se la meritano davvero? Il dingo è un amico o un nemico? Per Marla, un dingo femmina adulto, l'entroterra arido e sterile dell'Australia centrale rappresenta la propria casa e questa gola rocciosa è il luogo nel quale cerca il proprio cibo. Quando caccia da sola, Marla va alla ricerca di piccole prede come conigli, insetti, lucertoli, ratti e topi. Gli agili wallaby, dalle zampe nere, si tengono a distanza, ma Marla deve cibarsi per poter nutrire i propri cuccioli. Mamma e il piccolo wallaby sono al sicuro. Oggi le distese rocciose sembrano deserte e Marla, esperta scalatrice, si dirige verso la gola più bassa. Non riesce a trovare nulla da mangiare, ma le pozze d'acqua non si prosciugano mai. Queste crepe contengono acqua tutto l'anno, anche quando altre fonti sono ormai prosciugate. Anche altri sono a conoscenza di questa preziosa sorgente e non appena Marla si è rinfrescata, un galà, un tipo di pappagallo, può prendere il suo posto. Marla si allontana, sempre alla ricerca di cibo, nella macchia coperta di arbusti. Un geco sta sempre in guardia. Il suo rifugio roccioso offre un'ottima posizione per prendere il sole e anche un nascondiglio d'emergenza. Ma come per tutti i dingo, l'olfatto, l'udito e la vista di Marla sono molto sensibili e difficilmente gli sfugge una preda. Il geco non ha molte possibilità contro un predatore così dotato. E un geco solo non basta di certo a sfamare Marla, che deve continuare a cacciare. Secondo alcuni test del DNA, i dingo si sono evoluti per la prima volta circa 135.000 anni fa. Questo animale è stato considerato da alcuni una sottospecie del cane domestico, ma il suo comportamento è molto più simile a quello di un lupo, come per esempio nell'accoppiamento. Come i lupi, i dingo si accoppiano solo una volta l'anno, solitamente d'inverno, mentre i cani possono accoppiarsi più volte durante l'anno.
I cuccioli di Marla sono nascosti al sicuro in una tana sottoterra. I suoi cinque piccoli affamati le danno a malapena il tempo di sdraiarsi prima di attaccarsi a lei per la poppata. Anche se hanno appena 2 settimane di vita, occupano già molto spazio e Marla con fatica si sdraia tra di loro e finalmente possono succhiare il latte. Non appena si è messa comoda, il fino udito di Marla la avverte che qualcuno si sta avvicinando alla tana. Sono Mango, il capobranco, e Bandi, un giovane della cucciolata precedente, gli altri componenti di questo branco di Dingo. Marla può rilassarsi e i cuccioli possono finire la loro poppata. Nelle prime 6 settimane di vita devono nutrirsi molto spesso. Con le zampine danno dei colpetti alle mammelle per stimolare il flusso di latte. I Dingo vivono in piccoli gruppi sociali capeggiati da un maschio dominante. Mango è il capobranco e lascia regolarmente tracce del proprio odore attorno alla tana per ricordare agli altri Dingo che questo è il suo territorio. Di solito soltanto la coppia della femmina con il capobranco si accoppia nel gruppo di Dingo ed entrambi partecipano all'allevamento dei piccoli. Anche il giovane Bandi bada ai suoi fratellini e sorelline. L'origine dei Dingo è poco nota, probabilmente è giunto nel continente australiano insieme con gli aborigeni in epoche remote. Ma è molto probabile che discenda dal cane domestico dal quale si sarebbe separato non più di 10.000 anni fa. Dato che cani simili al dingo vivono nel sud-est asiatico, allo stato selvatico o semi-addomesticato, qualcuno ha ipotizzato che siano nati da cani al seguito di uomini che giunsero via mare da queste zone e che si siano nei secoli rinselvatichiti. A causa della loro capacità predatoria, alcuni mammiferi del luogo non riuscirono a sopravvivere alla loro presenza, come il diavolo della Tasmania, che sopravvive in ridottissime quantità solo nell'omonima isola. Altri, come i koala, sì. Tra gli aborigeni e i dingo vi furono e vi sono strettissimi legami. Ed essendo animali sociali, essi convivono con queste popolazioni. Grazie al loro straordinario olfatto e alle notevoli capacità di inseguimento, i dingo sono dei compagni di caccia molto apprezzati. Anche in altre parti del mondo, nel periodo del passaggio da uno stile di vita condizionato dalla caccia a un'esistenza di tipo stanziale, l'uomo cominciava ad addomesticare il cane e il lupo. Alcuni scienziati non condividono la teoria secondo la quale sono stati gli aborigeni a portare i dingo in Australia. Infatti, secondo dei test genetici recenti, è stato dimostrato che essi giunsero più tardi. Gli aborigeni che vissero senza animali domestici per decine di migliaia di anni integrarono rapidamente i dingo nella loro vita, dando loro perfino il nome. Dingo è infatti una parola della lingua aborigena.
Ogni anno i cuccioli venivano educati all'interno del gruppo umano, dove venivano allevati come animali domestici. Se necessario, essi costituivano anche una fonte di carne per gli aborigeni. I giovani dingo erano ideali cani da guardia, compagni di gioco, e tenevano puliti gli accappamenti e caldi i letti. In cambio, gli uomini dividevano con loro i bottini della caccia. Si ritiene che i dingo che si insediarono in Australia si trovassero in uno stadio evolutivo cruciale, una via di mezzo tra il lupo e il cane, un trait d'union tra il selvatico e il domestico. Ma le loro vere origini rimangono un mistero e alcuni test genetici suggeriscono che essi siano antecedenti ai lupi e appartengano a una specie completamente diversa. Il dingo, però, non è mai stato completamente addomesticato e persino quelli che vivono con gli aborigeni alla fine ritornano nell'entroterra. Il loro futuro, così come quello della cultura aborigena, è incerto. Il corpo di Marla è servito dapprima come fonte di latte. Ora i suoi piccoli lo usano per divertirsi. Però Marla ha bisogno di trovare del cibo per sé e molte delle sue piccole prede del deserto si muovono solo di notte. I cuccioli dovranno giocare da soli. I caratteri dei piccoli hanno già incominciato a delinearsi e durante il gioco si sviluppano i primi segni di predominio e di sottomissione. Il loro futuro ruolo sociale comincia già a mostrarsi. Marla sente dei rumori insoliti. Un fuoco da accampamento si avvicina per vedere meglio. Le sue intenzioni sono innocue, ma più di 20 anni fa una curiosità simile da parte di un dingo sfociò in un disastro. Nel 1980 un'escursione di campeggiatori finì in una tragedia che scosse l'intero continente. Lindy e Michael Chamberlain erano in un campeggio con la loro neonata Zaria, ad Ayres Rock o Uluru, nell'Australia centrale. Quella notte la piccola Zaria svanì senza lasciare traccia. In seguito la madre fu giudicata colpevole d'omicidio e messa in prigione. Lindy dichiarò la propria innocenza e alla fine il tribunale concordò che la sua originale storia potesse essere vera e fu rilasciata. Lindy affermò che un dingo aveva portato via la sua bambina. Questa storia rovinò per sempre la reputazione dei dingo, anche se i dingo, come Marla, rubano soprattutto avanzi. Nella tana i cuccioli sono finalmente stanchi. Il sonno costringe i loro piccoli occhi a chiudersi nuovamente. Al ritorno di Marla, solo uno dei cuccioli più affamati riesce a sollevarsi per la poppata. I cuccioli stanno rapidamente aumentando e Marla fa fatica a trovare un po' di spazio per sé. Nella tana sono sempre più ammassati. Alcune settimane più tardi si profila un giorno speciale nella macchia.
Oggi Marla lascia che i suoi piccoli facciano la loro prima escursione fuori dalla tana. Questo nuovo mondo sembra vivace, interessante, pieno di sorprese, ma almeno i musi che gli stanno attorno sono familiari. Fin dalla nascita, i dingo conducono una vita sociale intensa e varia. Marla li lascia esplorare e giocare senza perderli di vista. Il fratello maggiore, Bandy, ha trovato un po' di vecchie vertebre, probabilmente appartenenti a una mucca. Qualunque cosa susciti la curiosità di Bandy, vale la pena di essere approfondita. Per Bandy, l'osso può costituire una fonte di calcio, ma i cuccioli lo vedono come uno spassoso nuovo giocattolo. Tutto li affascina e mostrano già i segni della straordinaria intelligenza che ha aiutato i dingo a fare dell'Australia la propria dimora. Essere cuccioli significa imparare delle lezioni preziose, per esempio su cosa è commestibile e cosa non lo è. La corazza di un diavolo spinoso, che è costituita da squame e spine, pungerebbe la loro morbida lingua, il naso e le zampe. Lo lasciano stare e il diavolo spinoso può nutrirsi in santa pace del suo pasto preferito, le formiche. Una nube di fumo oscura l'orizzonte e si avvicina sempre di più. Ogni anno enormi incendi interessano vaste aree della macchia australiana. Spesso è una causa naturale ad appiccare il fuoco, come ad esempio un fulmine. A volte però la responsabilità accidentale o intenzionale è dell'uomo. Gli arbusti secchi sono come una polveriera e le fiamme avanzano a gran velocità. Ora gli aculei del diavolo spinoso non basteranno a salvarlo. Come tutti gli animali lenti, è in trappola. I dingo possono correre più in fretta, ma invece di fuggire, Marla va dritta verso le ceneri. Il fumo e il calore permettono di scovare i piccoli animali nascosti nell'erba. I dingo colgono qualsiasi occasione per accaparrarsi un pasto facile e Marla, perlustrando i cigli di terreno bruciato, può mangiare a sazietà. Questi incendi della macchia aiutano le piante a rigenerarsi. La cenere fornisce un ricco strato di fertilizzante. Sebbene Marla possa andare in cerca di cibo vicino alle fiamme, i cuccioli sono ancora troppo piccoli per un'avventura di questo tipo. Tornati nella tana, hanno trovato qualcosa che attira la loro attenzione. Ogni giorno imparano qualcosa di nuovo e oggi, per la prima volta, vedono uno scinco dalla lingua blu. Un dingo adulto sa che questo rettile è innocuo e probabilmente lo divorerebbe subito, ma il cucciolo non ne è così sicuro. Il linguaggio dello scinco è molto minaccioso e quella lingua dal colore blu vivo potrebbe significare pericolo. Il resto del branco è andato ad esplorare uno dei luoghi di caccia preferiti. Nell'arido entroterra, stagni grandi come questo hanno sempre visitatori di varie specie.
Questo pomeriggio migliaia di fringuelli zebrati occupano tutti i rami di questi alberi. Gli appassionati di uccelli amano questa specie dai colori vivaci, ma i fringuelli zebrati non sono fatti per le gabbie e allo stato selvatico si muovono in vasti stormi. Ogni giorno, finché c'è acqua, si recano allo stagno per rinfrescarsi. Con tante orecchie e tanti occhi attenti, possono bere e bagnarsi in relativa tranquillità. Ma non abbassano mai la guardia. Il minimo segnale di pericolo spaventa l'intero stormo. Questa volta l'allarme è stato provocato dai dingo. Mentre Mango e Bandy tengono d'occhio le rive, Marla si dirige verso le anatre. I dingo adattano il loro comportamento di caccia secondo la preda. Per le anatre o gli uccelli, la loro strategia è la caccia furtiva prima e lo scatto poi. Come i lupi e i cani, i dingo possiedono un linguaggio corporeo assai ricco. Con la coda alzata, Mango ricorda a Bandy i loro rispettivi ranghi. I dingo si riuniscono in piccoli gruppi per cacciare le prede, dando l'allarme senza abbaiare, ma con uggiolii e urli particolari. I cuccioli devono anche imparare a comportarsi in base alle regole sociali del branco. Mentre gli adulti sono ancora allo stagno, i piccoli non hanno nessuno che bada a loro. Nell'entroterra australiano vivono molti serpenti mortali. Questo pitone tappeto, uno dei serpenti più diffusi, non è velenoso, ma uccide strangolando la preda con il suo lungo e potente corpo. Un cucciolo potrebbe essere ucciso in pochissimo tempo. Ma come i piccoli della specie umana, anche essi non sanno proprio resistere al richiamo della loro curiosità. Anche se gli si avvicinano con cautela, non sanno che il pitone potrebbe avvolgerli all'improvviso con le sue spire. Forse il pitone è già sazio e per fortuna non attacca. I cuccioli sono stati molto fortunati. Allo stagno, intanto, un visitatore insolito è arrivato per dissetarsi. L'istinto di Marla la spinge a guardare con attenzione. Il suo interesse aumenta quando si accorge che la mucca sta zoppicando. I dingo non attaccano quasi mai bestiame adulto, ma una mucca solitaria e ferita è tutta un'altra cosa. Marla però non riuscirebbe mai a cacciare da sola una preda così grossa, ma per fortuna anche Bandy l'ha notata.
Normalmente i dingo attaccano qualsiasi creatura debole, malata, vecchia o ferita. Le probabilità di avere successo sono molte e il rischio di farsi male è inferiore. Essere in due però non basta. Così si unisce anche Mango. Cacciando in branco, i dingo spesso riescono ad abbattere prede di una certa dimensione. Ma la mucca sembra forte nonostante la sua gamba ferita. Rifiuta di lasciarsi circondare. Probabilmente i lupi avrebbero cercato di ucciderla in pochi colpi, ma questo è un po' troppo per un branco di dingo. Altri tipi di bestiame hanno dimensioni inferiori, sono più facilmente cacciabili dal dingo, una situazione questa che ha creato moltissimi guai. Soprattutto nel XIX secolo. Un periodo nel quale le notizie delle straordinarie scoperte d'oro attrassero moltissimi cercatori provenienti da tutto il mondo. Una quantità di gente poco raccomandabile che seppe però a poco fissarsi nel territorio in modo da assicurare quasi ovunque la presenza di città e la formazione di istituzioni governative. L'Australia, che fu inizialmente abitata dagli europei come colonia penale inglese, si trasformò improvvisamente in una terra di sogni, speranze e opportunità. I colonizzatori portarono con sé i propri costumi e la propria cultura. Essi introdussero qualcosa che avrebbe avuto un impatto superiore alla musica folk. L'allevamento delle pecore. Questo continente, con le sue vaste distese di terra, si rivelò un terreno ideale per l'allevamento, offrendo grandi guadagni. Ma c'era un problema. Il lupo di Tasmania. Le pecore erano le prede preferite e questo animale, considerato una peste dagli allevatori di pecore, venne cacciato spietatamente fino a far scomparire la specie. La perdita delle pecore fu notevole e i contadini iniziarono ad uccidere il lupo. Ma continuarono sopprimendo anche i dingo, ritenendoli anch'essi responsabili delle perdite subite, con fucili, trappole, veleni e incoraggiati da premi del governo per ogni animale ucciso, i contadini sterminarono entrambe le specie. Mentre però il lupo risulta con tutta probabilità estinto, sebbene di tanto in tanto se ne segnalino avvistamenti nelle zone più impervie della Tasmania, qualche dingo sopravvive ancora. Marla e la sua famiglia appartengono quindi a una popolazione in via di estinzione. Oggi hanno catturato un canguro che probabilmente era già ferito. Quando si tratta di nutrirsi in gruppo, i dingo seguono un rituale molto preciso, simile a quello dei lupi. Prima è il turno dei cuccioli, mentre Marla tiene la guardia. Poi tocca a lei iniziare a mangiare. Infine, Mango e Bandy si avvicinano alla preda, anche se con un po' di esitazione.
I cuccioli fanno ancora fatica a masticare e quindi mangiano solo le parti più tenere. I canini di un dingo adulto sono più grossi di quelli di un cane domestico, ma la carne dura di canguro rimane pur sempre una sfida. Gli adulti si assicurano che i piccoli si nutrano a sufficienza finché non sono abbastanza grandi da cacciare il cibo da soli. Anche una poiana è alla ricerca del suo pasto e anche lei, quando deve procurarsi una preda, mette in atto una delle caratteristiche più straordinarie del regno animale. L'oggetto della sua caccia è l'emù. Non l'animale, ma le sue uova, che vengono covate dal maschio. Non appena l'emù si allontana dal nido, la poiana passa all'azione. I gusci sono molto duri e siccome non riesce né a romperli con il becco e neppure ad afferrarli perché scivolano, la poiana adotta una soluzione ingegnosa. Prende una pietra e la utilizza come un apriscatole. Dopo diversi tentativi, riesce ad aprire le uova. L'intelligente comportamento della poiana le ha permesso di trovare il suo nutrimento. Ma non per molto. Bandy, infatti, sente l'odore irresistibile del tuorlo e si dirige verso l'uovo. Dopo averlo finito, osserva l'altro uovo ancora intero e cerca di capire come fare ad aprirlo. I dingo sono famosi per la loro intelligenza. Riuscirà a mangiarsi un altro uovo? No, la durezza del guscio ha la meglio sul suo desiderio. Per ora i cuccioli non devono preoccuparsi di trovare cibo per sopravvivere. Marla non li svezzerà prima dei 2 mesi. I cuccioli dipendono ancora fortemente dal suo ricco e nutriente latte, anche se ogni tanto si nutrono di carne. Avendo solo una cucciolata l'anno come i lupi, anche i dingo femmina possono dedicare più tempo all'allattamento. A mezzogiorno fa molto caldo e i dingo si riposano all'ombra. Verso il tardo pomeriggio l'aria si raffredda e gli animali possono di nuovo muoversi. Oggi hanno deciso di portare i cuccioli in un posto speciale. Man mano che i piccoli crescono, vengono portati lontano dalla tana per esplorare luoghi meno familiari. Questa sera mostrano ai cuccioli uno dei loro posti preferiti, lo stagno. È ora di giocare. Fare la lotta e giocare con entusiasmo rafforza i muscoli, mentre giocare a rincorrersi aiuta a sviluppare abilità di cui i cuccioli avranno bisogno per inseguire le prede.
Persino Mango torna a essere un bambino. I cuccioli conoscono e utilizzano già il complesso linguaggio corporeo dei dingo. Appiattire le orecchie ed esporre la pancia e la gola, per esempio, sono segnali di sottomissione e sconfitta. Così, quando Mango diventa un po' troppo duro, si mettono a pancia all'aria ogni volta che si gira verso di loro. Questo gli impedisce di esagerare. In ogni caso, Marla non lo permetterebbe. Alla fine, persino Mango rimane senza forze. Al calare del sole, il branco si dirige verso casa. I cuccioli sono esausti. Anche se Marla e i piccoli talvolta dormono ancora nella tana, spesso di notte li lascia fuori sotto il cielo stellato. Ma se c'è più spazio, preferiscono stare vicino uno all'altro. Mango non andrà a dormire finché non avrà fatto un ultimo giro per il suo territorio. Al tramonto, l'entroterra australiano si trasforma in un luogo pieno di magia, come in un affascinante luogo di una favola araba, con tanto di animali del deserto. I dromedari furono portati qui dall'uomo per essere utilizzati come navi del deserto durante le prime esplorazioni dell'entroterra nel XIX secolo. Oggi i loro discendenti si sono rinselvatichiti. In nessun'altra parte del mondo esistono dei dromedari selvatici, solo qui. Non arrecano alcun danno ai canguri e agli altri animali del posto e tendono a mangiare le foglie più in alto dove altri non possono giungere. I dromedari hanno preso il posto dei vecchi giganti del luogo, ormai estinti, che erano dei marsupiali. Nell'entroterra raggiungono oltre i 20.000 esemplari. Gli adattamenti che la specie ha subito nel tempo per affrontare la vita del deserto in Arabia li hanno aiutati a insediarsi con facilità negli aridi deserti australiani. È la stagione degli accoppiamenti. Il maschio dominante saliva in modo abbondante. Come tutti i capi, deve difendere dai rivali il suo gruppo di femmine. Dopo aver cacciato via gli altri maschi, può rivolgere la sua attenzione a una delle femmine, che però sembra più interessata a una grattatina che al corteggiamento. Il maschio la annusa per vedere se è pronta per l'accoppiamento. Per produrre la bava, il maschio allunga il palato morbido e gorgoglia, trasformando la saliva in una densa schiuma. I maschi rivali sputano dalla rabbia. I maschi diventano estremamente aggressivi durante la stagione dell'accoppiamento, periodo nel quale i conflitti spesso si trasformano in veri e propri scontri che possono essere fatali. Il maschio dominante fa tutto il possibile per far vedere chi comanda. Così come le femmine, anche i piccoli cammelli hanno bisogno della sua protezione.
Qualcosa sembra aver turbato il resto del gruppo. Per un dingo, un cucciolo di cammello appena nato è un bocconcino prelibato. Ma oggi il dingo ha a disposizione una preda che non lo farà affaticare. È un cadavere di dromedario. Adattabili come sempre, i dingo possono sopravvivere anche cibandosi di frutta, vegetali, carogne. Questo cadavere è una bella scoperta e il dingo tornerà ancora nei prossimi giorni. I cuccioli crescono rapidamente. A 4 mesi cominciano a emergere i tratti del muso simili a quelli del lupo, anche se non hanno ancora la folta coda degli adulti. Durante il giorno, il branco effettua altre visite allo stagno per riposarsi e rinfrescarsi. Per Mango è ora di fare un bagno di fango per ripulirsi dai parassiti. Mentre per Marla è un'occasione per giocare con i suoi cuccioli, sempre più turbolenti. I dingo di razza pura derivanti dagli accoppiamenti tra esemplari selvatici sono diventati sempre più rari in Australia, soprattutto per la presenza dei cani domestici che hanno accompagnato i colonizzatori di questo continente. I dingo ed i cani incominciarono a incrociarsi e oggi i pochi dingo selvatici puro sangue rimasti sono pochissimi, ma la loro persecuzione nei pascoli meridionali continua. Questa lunga recinzione alta 2 metri è stata eretta in tutta l'Australia per proteggere gli allevamenti. Con un'estensione di oltre 5.000 chilometri è una delle più lunghe strutture al mondo. Ma un animale abituato a sopravvivere non si ferma certo di fronte alle prime difficoltà e Marla si è creato un varco molto tempo fa. La sopravvivenza della famiglia dipende dalla sua capacità di trovare cibo a sufficienza, ma anche la vita dell'uomo dipende dai suoi animali. Senza di loro, il contadino perderebbe il proprio mezzo di sostentamento. Ha scoperto Marla e i cuccioli mentre sbranano il cadavere di uno dei suoi preziosi vitellini. Per molti dingo, l'essere trovati a mangiare la carcassa di un vitello significa una morte certa. Ma questo contadino non serba rancore nei confronti dei dingo. Sa che anche se in futuro potrebbe perdere un vitello sano, questo animale probabilmente era già morto, malato o ferito. È più interessato ad osservare la crescita dei cuccioli e assiste con curiosità alle loro lotte per affermare il proprio ruolo all'interno del branco. I dingo svolgono anche un servizio importante, eliminando le carcasse prima che vadano in putrefazione, contribuiscono a impedire la propagazione delle malattie a tutto il bestiame. Oltre a lasciarli mangiare sul proprio terreno, il contadino li lascia anche abbeverare vicino alla sua fattoria.
L'uomo è riuscito a fare in modo che persino nelle zone più aride la provvista d'acqua non si esaurisca mai e i dingo approfittano di queste riserve. In alcuni luoghi, i dingo e gli esseri umani hanno raggiunto una specie di reciproca convivenza. Ancora una volta, i dingo adottano il proprio comportamento ai diversi ambienti. Anche per loro la capacità di modificare il proprio atteggiamento in base alle situazioni significa la sopravvivenza. Il contadino non li scaccia. L'unico suo problema sarà rimettere in ordine il cassonetto della spazzatura. È un piccolo prezzo da pagare per fermare l'estinzione di questi animali. Questa tolleranza è rara, quasi quanto gli stessi dingo puro sangue. Gli uomini e gli animali possono convivere se lo vogliono, ma questa armonia non esiste ancora su Fraser Island, dove i conflitti tra i dingo e i turisti aumentano continuamente.